Attention please, ospite di questo episodio Tommaso Francardo, campione italiano enduro 2022, vice vice campione italiano 2023, mi è arrivato addirittura dietro anche a me. Complimenti, ha fatto comunque una buona gara, se non era per le cadute ero dietro io, però la Twitch è poco da fare, è la mia pista preferita. È la tua gara la Twitch. È dove nel 2016, dopo 2 anni che andavo in bici, ero 24esimo in EWS. Vabbè, ma basta parlare di me, parliamo di te. Quest'anno top 10 a Pietraligure in EWS, in Coppa del Mondo di Enduro, EDR. EDR, basta. Ha cambiato nome nonostante nessuno la chiama EDR, che suona malissimo. A tutti piace EWS, si continuerà a chiamarla così finché esisterà. Speriamo ancora per un po'. E poi faccio? Non solo quello durante la stagione, hai continuato. Racconto un po'. Ho continuato, non so. Ho continuato ad andare. Che altri risultati hai fatto? Com'è andata la stagione? Che problemi hai avuto? Racconta un po' quello che non i fan non hanno visto. Cosa non hanno visto? Nella top 20 assoluta finale. Quest'anno quanto hai chiuso? 25. Allora top 15 dai l'anno prossimo. Ricordiamo team Abetone. E continua tu per piacere. Abetone, Ancillotti, Vittoria, Factory Team. Ok. Ci piacciono i nomi corti, no? C'è anche di più lunghi. Tipo... tipo Abetone, Ancillotti. Tipo noi, io e il camera, sappiamo. Hai iniziato da bambino con il cross country. Da esordiente. Perché era pericoloso il downhill, giusto? No, perché mi dicevano che era troppo leggero. Quindi non avresti mai preso velocità. Scendevi dalla rampa di partenza e ti fermavi se c'era una folata di vento. Non ho mai ben capito la teoria, però io volevo andare in bici a tutti i costi, volevo fare downhill, ho visto i video, ero gasato nero per fare downhill, io volevo fare solo quello. Tipo i World Disorder, quei sì, video lì. Sì, esatto, i World Disorder, poi un po' di video dei tempi. Però i miei genitori non sapevano niente, io non ne capivo niente, andati dal negozio lì della zona e facevano no, troppo leggero per fare downhill. Può al massimo iniziare a fare cross country da esordiente, non prima. Al massimo, però è veramente leggero. Sei pericoloso, non sei leggeri. Rischi col vento di prendere il volo. Vai a diglielo a Jackson Goston, sempre in aria. La leggerezza fa quegli effetti. Quindi andavo con la BMX a fare il 10 dietro casa. Fare i salti finché non si è rotta quella. Sempre inizi funambolici. Non come adesso che si inizia già con bici, Hollins e tutto. Quindi sono passato al cross country, poi spezzavo troppe bici al cross country, quindi mi hanno deciso di fare un po' di sei ancora. Leggero ma vai pesante sulla bici, forse allora ho troncato penso 3 bici al cross country. Anche risaldate, poi ritroncate, casini. Lavori fatti bene. C'era Mastro Pasqua che saldava, sai. Poi hai fatto downhill. Qualche Coppa del Mondo anche di downhill. Sì. Da junior, sì. Da junior e qualcosa da elite. E poi basta. Poi e poi nel 2017 passaggio all'enduro col botto. Col botto, con proprio il botto per terra anche. Quasi secondo posto al primo italiano. Quasi primo posto in realtà. Fino all'ultima speciale ero primo. Ah, non eri secondo dietro Lorena, Suding. Suding era dietro, Suding era terzo in realtà. Allora, ancora più botto allora, mi ricordo che eri secondo. Ero secondo, poi sono passato a prima e poi sono esploso io per terra molto malamente. Ma il Tavernaria poi era bello per cadere. una stecca, ho spaccato il casco, una faccia gonfia, tutto consumato. È stata una bella botta. A dire di tutti la gara più pericolosa di enduro mai fatta. Però era bello gasato, tante quelle vie di pietra a 100 all'ora che se cadevi morivi sul posto, però bella, una bella gara. E poi da lì hai continuato tra alti e bassi. Dopo un po' di anni un po' bassi, sì. Detta di tutti non ci spieghiamo il perché hai ottenuto così pochi risultati con la guida che c'hai, questo c'è da dire. Non potevo non dirtelo. Siamo così, fuori dai denti, fuori dai si denti. Dice quello che c'è da dire. Poca testa. No filter. Poca testa.
Tante volte fa più la testa che la guida. E invece quest'anno cos'è che ti ha fatto fare il click? Probabilmente riuscivo a dormire la notte prima delle gare. Beh, è buono. Ma poi in realtà dormivo la notte prima delle gare. A Pietra Ligure penso di aver dormito 2 ore in tutta la notte. Che avevo il meccanico della gara che russava fortissimo, che passava anche i muri a fianco a me. Non ho dormito forse mezz'ora davvero. Ah no, non c'eri ancora a Canazei. Nel 2016 c'era l'aiuto meccanico del Lorenz, del Tenti, russava come un trattore. A un certo punto ho preso, sono andato giù nella aula a dormire. Ma io ero Era. vicino a Pietralingua, cioè, gli lanciavamo le cose dopo i calci, solo che si stoppava mezzo secondo e poi ricominciava. Era infermabile. E niente, l'anno prossimo la Coppa del Mondo è solo europea, giusto? Sì. Con qualche polemica di qualcuno, però effettivamente ormai c'è scarsità di economia, e come anche in altri sport, come l'enduro moto, anche quello l'enduro moto mondiale, tutto in Europa. Oh. Non Ci ci può mancano anche i pizzi, stare. mancano i soldi. Beh, secondo me ci può anche stare, tanto gli americani, sia Sud America che Nord America, hanno i loro circuiti e campano di quello. L'unico sbatti è un po' per australiani e neozelandesi che devono vivere qua tutta l'estate, però tanto lo fanno già. Un po' più difficile per i giovani neozelandesi. Per Ma noi siamo italiani, quindi sì, noi, ma noi siamo italiani, è ancora sì. più difficile, anche se tutto in Europa. Facciamo fatica a pagarci le spese per fare le gare in Italia. È un mondo duro la mountain bike italiana. Sia cross country, downhill, enduro, e ultimamente peggio ancora. Però l'anno prossimo sarà il primo anno dove non faccio nient'altro a parte che andare in bici. Bene, Bello. benessere. Benessere. Svegliarsi la mattina e dire per la prima volta in vita tua vado Svegliarsi in la bici. mattina. La voglia di parlare. Sì, c'hai 2 giri a disposizione per prendere confidenza e poi si fa il tempo. Dio santo, se fa schifo! Pensavo meglio! Farà un po' paura questo muro. Allora com'è? Fa schifo davvero! Peggio di quanto mi aspettassi! Oh Madonna! Gesù! Ma è pericolosissimo sta fare! Oh miseria! È un travicolo mortale! Pensa a correre mal di sole con un affare così! Ci andavano anche forte! Vabbè, quelli di Orange ce la fanno così fino ancora tuttora, eh! L'hanno solo allungata un po', ma la Orange è ancora così. Puttana, ma fanno male già le braccia. Oh Madonna, qua. Ma le stai sbagliando apposta tutte le linee, non ti ricordi più come si gira su legnaia? Io non lo so quali sono le linee qua. E le S le devi tagliare. Qui la taglio? Taglia. Pericolosissimo. Non le so le linee davvero io qua. Pensavo che la sapevi a menadito, legnaia. Anche qua devi stare poi interno. Il doppio te poi me lo fai, uno come te. Perché di solito con la bici enduro normale me la cavo così. Già non so dove vado. Ma non le so le linee qua, sai che non so il perché, non le ho mai imparate. Lo imparerai oggi. Per fare il tempo. Questa è giusta di linea, bella. Il tempo finisce esattamente qua. Questa è una velocità da... Oh! Madonna, che pericolo! Siamo pericolosissimi! Hai cambiato passo da prima! Già questa tagliala! Bravo! Ci sei entrato caldo!
Anche questa tagliala. Madonna, ha paurissima però, scivola di brutto. Quello è... Oh. Quello non dipende da me. Grande! Che mignotta! Via, giù subito, giù subito. Vuoi il come down? Via, 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 arco due. Che scatto! Si vede che sei un corridore ancora. Ah, ci sono le camere d'aria, eh! Abbi pietà! È un tempone qua, eh! Te che dicevi no, vado piano! Come se fosse asciutto stiamo andando. Si vede tra poco dalla GoPro, ma si spinge. Cassa. Ah! Giuro che scivola. Se avevo il culo stretto per te io. Ottana! Ah! Sto facendo fatica con questa a starti dietro. Che ripartenze! Passiamo alla bici. Misura della bici era per te, se vuoi te la vendo. Quando ho finito Game of Tubes. Sto pensando che effettivamente per qualche gara di downhill quest'anno potrei sceglierla. Prima discesa eri un po' così così. Seconda hai fatto i setting che dovevi fare. Seconda fatto direi che è una bici facile da regolare, non è molto complicata. Ho aperto tutto, bello morbido. E poi ho rischiato un po' la vita. E poi ho aperto il gas. E ho fatto fatica anche a stargli dietro. Meno jolly direi di Matteo Berta. Guida un po' più pulita. Vediamo se ha pagato. Secondo te dove ti sei piazzato? Tanto prendiamo l'adesivino. Tra Grillanda, tra il buon Fabietto e Johnny. Staremo a vedere. Anche qua non mi ricordo il tempo. Tempo di... Però c'è il bici, bisogna dirlo. C'era il wet, come avete visto. C'era il wet. E c'era il buio. E c'era anche il leggermente buio. Dalla GoPro sembra un po' di più. Però un po' c'era buio anche con gli occhi. Comunque tempo di un minuto. Già. E fin qua siamo tutti d'accordo. 50. Attenzione. Quindi siamo lì. Non siamo sotto il 40, quindi il tempo di Mirko, ricordiamo con l'asciutto, sta al sicuro. 50 secondi e 3. 53 e 3. Quindi andiamo a piazzarci tra il buon Johnny Livorti, che l'aveva fatto con l'asciutto. Ah già, devo scrivere wet. Sì, anche su quello di Berta l'ultima volta. Niente, ci vuole declassare così. Wet. Wet. Usiamo l'inglese. Bene, il tempo, un altro atleta è stato aggiunto. Adesso aspetto altri concorrenti. Ci vediamo nella prossima puntata. Che siano cross country, chi vuole venire, chi vuole provare la bici da downhill, è ben accetto. Iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale qua sotto. Sotto. Ciao. Ciao, sotto. Ma sotto.